La mia passione nel design nasce da un'esigenza. L'esigenza è quella di poter fare, di poter servire agli ospiti nella maniera più corretta il cibo. Per cui se non trovo già dei prodotti fatti, li disegno. Man mano ho valorizzato sempre di più il cibo facendo dei contenitori e ultimamente poi insomma con quello che sono i tavoli, le sedie, la luce, quindi la lampada, il coltello, tutte quelle cose che secondo me, a parer mio, nel nostro ristorante, nel ristorante Do, possono servire per avere un'identità. Perché il design è molto importante, è altrettanto importante l'idea. E con la tecnologia di oggi un'idea può essere portata, può essere fatta vivere in molto meno tempo rispetto a 20 anni fa, quando io iniziai a fare il primo passepartout, il primo verdo che feci. Adesso più o meno abbiamo 80 pezzi disegnati da noi, che a seconda della luce, della comodità, quindi la sedia, del tavolo, le varie altezze, dei coltelli, differenti contenitori anche per quello che riguarda il centro tavola, valorizzato ancora di più da Cassina, perché con il prossimo Salone del Mobile presenteremo, usciremo con una collezione nuova chiamata TAC e Torrecotta, per cui tutte queste cose amplificano di più quella che è una passione mia per la cucina, che con gli anni è andata verso una passione per accogliere sempre meglio le persone in casa mia, con i miei ragazzi, in questo caso del Do. Per cui il design deve essere un qualcosa che non è d'obbligo fare, ma è obbligo avere dei prodotti che siano coerenti con quello che tu servi nel cibo, con quello che tu dai nel servizio. Si trasforma in design, per usare una parola, ma io trasformo in esigenza di un prodotto che ho, lo faccio, in un modo o nell'altro lo faccio. Insomma, io sono innamorato di questa cosa, perché dan più valore a quello che poi fai in cucina con tanta fatica. L'identità si traduce in cucina, in prodotto, prodotto del territorio, piatto cucinato e poi servito. Questa è l'identità di un ristorante. Evidentemente oltre a questa, naturalmente c'è la parte vino, ma oltre a queste due cose molto importanti c'è una cosa che noi italiani desideriamo, cioè avere un qualcosa che sia di unico. È l'unicità che conta sull'offerta che metti sul mercato, perché la gente ti cerca perché sei unico. In qualsiasi tipologia di ristorante, può essere una trattoria, può essere un fine dining, può essere un bistrò, ma è l'unicità che si cerca, l'unicità nella qualità del cibo e nell'accoglienza. Mondo accoglienza, io intendo poi design. Quello di cui siamo alla ricerca è una bellezza, però non una bellezza effimera, una bellezza che possa avere concretezza nella praticità. E da qui mi collego al discorso della durabilità, della sostenibilità. È questo che c'entra, perché poi è soggettiva la bellezza, voglio dire. La bellezza è una cosa che puoi definire secondo il tuo punto di vista, ecco, diciamo così, secondo il tuo punto di vista tu la puoi definire, però non è per tutti così, per cui oltre a quello io vado nella praticità. La praticità potrebbe essere pratico per molti, la bellezza poi la definisci tu. Devo dire che non c'è un piatto, un'unica cosa che abbiamo fatto per un piatto. Abbiamo studiato un progetto di piatti o bicchieri o posate o tavoli o sedie che potessero diventare progetto, non per valorizzare solo un ingrediente o una ricetta che cucini, ma per valorizzare un progetto. Per valorizzare un progetto devi avere la mente aperta su quello che è tutto il mondo dell'ospitalità. La cucina del Do, più che di Davide Oldani, la cucina del Do sta andando sempre di più verso l'inclusività, come abbiamo sempre fatto, come fu la prima cucina pop di 20 anni fa, sta andando sempre di più verso quella che è la stagionalità, che rispetto a 20 anni fa è cambiata e sta cambiando sempre di più. Per cui la facilità o l'abilità degli chef, dei cuochi, di noi che lavoriamo nella cucina al Do, sarà sempre quella di guardare, di tenere un occhio sempre sul clima e in base a quello sfruttare il più possibile l'ingrediente della stagione. Prima era più frazionata,
adesso devi seguire un po' di più. Secondo me è giusto anche così, per un rispetto della natura. È l'uomo che deve seguire la natura, non la natura che deve seguire l'idea dell'uomo. Mi piace l'idea di aver messo radici a San Pietro all'Olmo, il paese dove ho vissuto prima di andare all'estero. Mi piace l'idea di condividere dove sta andando la cucina del Dodila, di Doldani, sta andando verso l'inclusività anche sotto il profilo della collaborazione con i ragazzi, con Alessandro, Vladimiro, Emanuele, Davide, Riccardo, Filippo. Insomma, il progetto della cucina futura sarà sì nel cibo, sì nella stagionalità, come dicevo, ma altrettanto nella comunione di idee per poter crescere tutti quanti allo stesso modo. Beh, un esempio di piatti nuovi che mi viene in mente, un po' giocoso, un po' anni 80, è questo riso che facciamo con una fragola bianca, che ha un profumo intenso, molto intenso di fragola. C'è un leggero tocco di basilico e a parte c'è questa coscia di rana che viene naturalmente pulita in maniera perfetta, appena appena impanata e cotta con un po' di burro, appoggiata esternamente, per cui hai questa sensazione che nella mia zona c'era, insomma, riso e rane, era un classico, per cui è una nuova interpretazione di riso rane e questa fragola bianca, che non è proprio del territorio, però la fragola mi ricorda comunque sempre la primavera, e hai un discorso un po' più amalgamato tra il dolce, il salato, il morbido, il croccante, il caldo, il freddo, un po' l'equilibrio dei contrasti che è il fil rouge di cui è composto la cucina pop che facciamo, che continuiamo a far evolvere.